Signori, ebbene sì, è tornata la serie meno seguita di YouTube Italia, Pokémon Scarlatto. Signori, bentornati. Guardate qua, è cambiata la grafichina, è cambiato tutto, era molto più minimale, molto più figo. E inoltre ho comprato un Elgato, di conseguenza la qualità del video è pressoché perfetta. Prego. Signori, eccoci qui, siamo tornati. Questi siamo noi, siamo molto belli. Questa è la squadra, ve la ricordate? No, nemmeno io. Crasaclor, Sgorbio, Fisco, Zenark, Arctibox, Electros, Crocodile al rapporto. E signori miei, che dire, andiamo tutti belli veloci. Voglio che diventino episodi molto, molto fast. Oggi andiamo a prendere a botte quelli della polvere di stelle, il viale della polvere di stelle, perché dobbiamo portarli a conclusione. C'è comunque da fare un piccolo grande appunto che al momento non sono in là. Perché faccio tanta fatica a fare le live sera lì. Ehi, raga, sarebbe davvero interessante in realtà un Noivern, posso essere sincero con voi? Allora, sì, non sono in live perché faccio fatica a fare le live serali, quindi ho deciso che la serie la porterò a conclusione probabilmente così, insomma, da solo per i cazzi miei. Spero non vi offendiate. Veleno Shock, buono, buono Veleno Shock. Più che altro adesso avendo anche l'Elgato così è tutto un po' più carino, più figo, ho detto ma sì, dai, portiamolo a termine così, non è un problema, non importa, non si offenderà nessuno. Immagino, anche perché nessuno si guarda la serie di conseguenza. Diciamo che me la sto facendo principalmente per me questa serie qui. Però ecco, non volevo abbandonarla a se stessa. Ho detto dai, portiamola a termine. Eccoci qua. Siamo arrivati. Corridon che piomba. Bene. Ecco qua. Il nostro caro amico. Non mi ricordo manco più come si chiama. Fate conto voi. Garof. L'operazione sta nel procedimento. Senza dubbio, vedo rimangono due capi da affrontare. Questa operazione mi ha aperto gli occhi su varie questioni. Ho fatto bene a partecipare. Comunque, che idea ti sei fatto di Cassiopea? È un mistero, è un mistero. Bene, perfetto. Solite perdite di tempo. Molto bene. Eccolo qua. Jane Simmons dei Kiss. Bravo, hai talento. Hai contrastato gli attacchi dei miei Pokémon. Non è da tutti. Anche tu sei in gamba. Ti chiami Nespera, giusto? Le tue mosse sono molto ben studiate. Dai, li chiamiamo e andiamo a fare a botte noi. L'arcicapo. Devo solo proteggere la banda cap, la divisione lotta, il team star. Ho capito, quindi siamo contro i lotta ora. Beh, Crasseclor che aspetto, in teoria dovrebbe far comodo. Minchia, è da un pezzo che non lotto, ragazzi. Sarà un mese. Mezzo barra due. Eccoci qui. Let's go. Boh, andiamo di palla ombra. Leggeri. 1, 2, 3. Vai a fare la cacca nel bidet. Vabbè, diciamo che anche Primeape è killabile abbastanza easy. Un'altra palla ombra. Aia, batti i piedi, fa male? È abbastanza, è terra. Eccola che arriva. Dritta nel naso. Merda. A posto, perfetto, easy, grazie del disturbo. Se riuscite a eludere la sorveglianza, Cassiopea di nuovo, buona gera. Ok, va bene, ho capito, quindi lei è tipo Pokémon super super fast. Raga, vi giuro, non mi ricordo minimamente come si fa questa roba qua. Bene, siamo a un terzo, raga, questa parte qua è tipo noiosissima. Attenzione, cioè abbiamo Fiskozen che è tipo quasi morto. Attenzione, ecco, ce l'hanno accoppato Fiskozen. Bene. Ah, puoi recuperare. Puoi recuperare la vita. Allora easy. Jimmy Ghoul. Bello lui. Due terzi. Dai, piano piano. Un po' alla volta. Primeape. O come cazzo si chiama? No, non è Primeape deficiente. Vabbè, non mi ricordo più come si chiama la scimmia qua. Vai, ne manca uno. Il Toxicroak. Dai, fuori. Ti prego. Seccalo. 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 Piglia la schiaffi. Oh, finalmente. Eccola qua. Ed eccoci qui. Di nuovo con le lotte più facili della storia dei Pokémon. Però c'è da dire che Jane Simmons The Kiss spacca sempre. Sono pronta, non mi interessa chi siete, se minacciate il Team Star vi distruggo. Vediamo se dice la stessa cosa, farà esattamente 10 secondi e mezzo. Allora, un umile Toxicroak da parte sua. Vabbè, andiamo di lanciafiamme, morta lì. Sbigattacco, aia, porca miseria. Allora, effettivamente hai Pokémon tanto tanto alti, attenzione. Buon colpo, let's go, secco, buono, uno fuori. Dai, lanciafiamme, vediamo un po', Nero Pulsar, è a posto. Vabbè, allora, vado di virata, così lo cambio, lo faccio evolvere, tipo. Vai di sporco lancio, fagli del dolore. E ovviamente la schiva non ha effetto, è giustamente, è acciaio deficiente, l'ho detto prima. Me lo merito. Vabbè, perdonate, ragazzi, da tanto che non gioco, ho avuto una svista. Oh, guardalo che bello. Doccia fredda, gli riduciamo l'attacco. È importante perché lui è fisico. Bene, 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 bene. Però per fare attacchi speciali, però, perché? Vai di idropompa, dovremmo tirarlo giù, spero. E olè, vediamo un po'. Let's go! Quindi idropompa sotto rain dovrebbe fare male, in teoria. Vediamo un po'. Sì! No, cazzo! Vabbè, pazienza, dai, poco male. Allora, io ti butto Crocodile, tanto il tuo è spettro. Noi siamo buio, ti diminuiamo pure l'attacco.
Allora, sto sbagliando un po' le mosse, devo dirlo. Credo con lui che è meno 2 di difesa. Che taglie! È paralizzato! Non ci credo. Allora, lui è paralizzato. Raggio scossa, dovremmo essere più veloci? Let's go. L'ho rischiata. Ho giocato un po' da culo, devo dirlo. Però dai, portata a casa. Allora, Star Mobile livello 56. È parecchio alto. Ora, io mi curo? Sì, per forza. Boh, ricuriamo Electros, vediamo che succede. Turborissa! Che mossa è? Porco zio, che male. Porca merda, che sfiga. Siamo messi male, ragazzi. Siamo messi davvero male. Ho sbagliato tutto. Ho giocato proprio male. Oppure rivitalizziamo Electros. Lo paralizziamo. Ok. E poi andiamo giù di Crash Galore. È l'unica, mi sa. Vai, Electros. Lo paralizziamo per l'appunto. Vediamo se resistiamo un attimo. E poi speriamo di tirarlo giù con quell'altro. Vai, tua onda, però devi resistere, bro. Cambio marcia. Aia, è terra? Cosa fa? No, aumenta la velocità, mi sa. Sì, porco cazzo. Minchia, pure l'attacco. Brutta. Come non ha effetto, perdonami. Raga, sono proprio messo male. No, raga, cioè non so che mossa possa avere super effetto su di lui. Cioè, zero. Vediamo un po', Turborissa. Buonanotte, Fiscozen. Che figura di merda. Allora, dalle clip che avete appena visto, dal fallimento che avete appena visto, sono passate 2 settimane mentre sono andato in ferie, sono tornato. Sì, avevo preso abbastanza male quella sconfitta. Diciamo che ho affrontato la cosa in maniera un po' frettolosa perché volevo fare il video di fretta. Ho fatto una cacata. Quindi ho detto, aspetta, prima di rientrare dal signorotto qua presente, alleniamo i Pokémon e famo due robe. Ci tengo a spiegare perché ho sostanzialmente riscaricato Pokémon Home e ho portato i Pokémon. Pokémon da Pokémon Spada a Pokémon Scarlatto. Da oggi c'è una piccola rivoluzione. Ho tanti nuovi Pokémon, nuovi in realtà sono quelli vecchi che c'avevo. Non li andrò ad utilizzare, quelli al 100, quelli competitivi, quelli forti. Ma ho fatto delle integrazioni. Due inserimenti li notiamo già adesso, però vedo che c'è anche un errore, scusate. In ogni caso andiamo un attimo ai box e praticamente abbiamo qui tutti i nostri componenti del team base. Qui abbiamo il mio Greninja che mi porta avanti dal 2014. Se andiamo nelle info possiamo ben vederlo, arriva da Kalos ed è il Greninja che davvero ho da Pokémon Y. In ogni caso ho deciso di integrare in squadra Annihilate al posto di Sgorbio, perché Annihilate, non lo so, lo trovo molto più aggressivo. Inoltre ho aggiunto Scizor e l'ho messo al posto di Fiscozen o di Buxcalibur. Che stracazzo ho fatto? Boh, non mi ricordo, però ho aggiunto Scizor. Qui Antec non c'entra più nulla. In realtà qua dovrebbe esserci Fiscozen, sono uno scemo. Allora, il tema ora è questo. Questa qui sarebbe una potenziale squadra. Io, ad essere sincero, vorrei sostituire Crash Galore con lui, con Arma Rouge. Non lo so, Arma Rouge l'ho catturato al 13, tipo il piccoletto, l'ho fatto evolvere, l'ho livellato parecchio. Infatti vedete che ora è il 55. Ho fatto evolvere Arctibuzz, che faceva parte della squadra, ed è diventato Buxcalibur, l'ho portato fino al 60. Ora teniamo Buxcalibur. Chi togliamo? Togliamo Electros. Electros è molto forte, però è un tipo elettro, non ce l'abbiamo. Lui però è drago ghiaccio. È davvero complicato scegliere una squadra. Sono tanti Pokémon molto forti. Non lo so. Io intanto per ora terrei questa formazione qui con Crocodile. Comunque vedete che tutti i Pokémon ora sono aumentati di livello perché li ho livellati. Crocodile al 60, Electros al 60, Annihilate al 50. Sì, vabbè, 58, poi 56 Annihilate, Crash Galore al 58, Scizor al 62 e Fiscozen al 60. Io ho aggiunto Scizor in squadra, ragazzi, perché è un Pokémon che mi piace da impazzire, molto molto figo, molto forte. Però boh, insetto metallo, non lo so, vi giuro, non so chi tenere. Non lo so, intanto li teniamo così e riaffrontiamo il bastardo. Ok, ora non sono impreparato, sono carico e voglio sinceramente disintegrarlo. Vediamo un po'. È una bella botta. Ancora sbigo attacco, resistiamo e lo mandiamo a KO. Pugno furibondo e olè, al cimitero. Sai che è una bella idropompa sotto Rain, Stab, secondo me fa male. Beh, speravo di più. Olè, buonanotte. Zuffa e noi, chiaramente, non abbiamo problemi. Immaginavo in un suo colpo lotta, quindi molto molto bene. Vediamo se siamo più veloci. Assolutamente sì. Sboom! Al cimitero anche lui. Boh, dai, il fuoco carica, ci togliamo il pensiero. Aia, Nero Pulsar fa danni? Non troppi. Vai, mando la nanna e... No, che culo. Allora, potrebbe ucciderci. Non lo metto in dubbio, infatti. Speravo di ucciderlo, invece no. Vabbè, poco male, ributtiamo Fiscozen e siamo tranquilli.
Olè, una bella pacca sulla spalla e via. Ok, arriviamo all'ultimo. Dai, è stata sicuramente molto più semplice effettivamente. Prepararsi può avere senso. Finalmente ho fatto ciò che devo fare da un bel po' di tempo. Quindi dare una bella livellata a tutti i Pokémon. Ero troppo sotto. Li ho alzati un pochino anche in prospettiva delle sfide che ci aspettano poi, perché c'è anche la Lega da fare fra non molto. E poi voglio concludere il gioco perché ci sono i DLC in uscita fra poco. Idropompa, lo tiriamo giù? Non credo. Però, Terra Crista, Stab, tutto, cazzo e mazzi, quasi, dai. Non dovrebbe tirarci giù. Molto bene, mamma che branda che è Fisco Zen. Paralizzato, non, spero non sia un problema. Tentiamo l'idropompa, vediamo un po' di sculo. Cambio marcia per lui, a noi cambia poco. Attenzione, attenzione. Let's go, troppo forte questo Pokémon. Ed è fatta, abbiamo vinto. Grande Fisco Zen, il delfino più, non so se dire, sprecato o geniale di tutti, vi giuro. Scusatemi, ragazzi. E un'altra è stata seccata. Un anno e qualche mese prima la storiella di recap. Frega qualcosa, magari io me la leggo, voi tanto ormai la sapete già. Un esempio per tutto il team è stata questa qui, eh. Dai, dammi la medaglia, dammi la medaglietta e andiamo a casa. Che mossa ci dà questa? Zuffa. Buono Zuffa, eh. Nespola, non sopportavo Nesper. Bella, brava, sportano elettrici, perfetta. Però mi sono piaciuta la cara, è diventata popolarissima. Bla bla bla. Attenzione, il Team Star si è rivelato una salvezza per tanti, non un punto di bullismo. Perché sta piangendo quell'altro? Buono, e anche questa parte è fatta. Vediamo un po' cosa ci aspetta adesso. Qualche cosina in più, secondo me, sulla hacker, ste robe qui. Roto. Dai, Daniele, Cassiopea, mi ha aggiunto la voce Nesper, più pesata della medaglia del team, ma già l'abbiamo consegnata a te. Go. Un passo dallo scioglimento, ne manca uno. Manca solo un capo, perfetto. E noi andiamo direttamente là allora, dai, li finiamo. Gli stava per sfuggire qualcosina comunque, questa qui. Però ormai è palese, scontato chi sia dietro tutto questo. Ma va bene lo stesso. Eccola, ecco appunto. Coraidon è sempre più insospettito. E niente, Coraidon la lecca. Quante cinematiche, ecco è morto, perfetto. La mia ricompensa? Ah, i materiali, giusto. Prossimo capobanda è l'ultimo. Dai, la facciamo. Non facciamo le palestre, le faremo magari il prossimo episodio. Ah, tra l'altro non so se l'avete visto nel box, ma c'era un King Gambit, perché ho fatto evolvere un Bisharp che ho catturato. Tra l'altro con Pokémon mi sono portato dentro al gioco tutti i vari leggendari. Ho fatto uno sbrego di roba. Non vi sto qua a farvelo vedere perché tanto non vi interessa. Se vi interessa fatemelo sapere, ma tanto questi video li faccio principalmente per me perché mi diverto. Allora. Donde Stas è l'ultimo capobanda. Eccolo qua. Il minchione è qui in fondo. Eccolo qua. Base Folletto. E lui sembra il più incazzoso. Mamma mia, che ponte angusto. Non lo faccio perché tanto so già che ci casco pesante. Ostia cane, non li avevo visti. Bastardi. Non ero neanche ancora stato in questo posto. Sto andando verso il tipo là, il tizio. Ma frate, ti vuoi levare da quella cazzo di Pokéball per cortesia? Grazie. Allora, eccolo qua. Ustia, ma è gigante il posto. Siamo alla fine del Team Star ormai, eh. Manca poco alla quinta base. Una volta li incontrai l'ultima banda. Ti ringrazio per essere arrivato fino a qui dopo lotta. Cassiopea, ecco, attenzione. Ustia, ci ha sgamati. Momento clou dell'operazione. Vorrei ringraziare anche te per il tuo... Ah, sì, no, lo conosce, giusto. Ah, vedi, rimarrà ad affrontare l'arcicapo. Attenzione, che devo fare? Qual è la decisione che sto a prendere? Ok, niente, però non ci dice nulla il tipo. Ma lui sa, lui ha scovato qualcosa in più, secondo me. Allora, considerando che è un tipo folletto, io però prenderei in realtà Sgorbio, sarò sincero. Però abbiamo il metallo di Scizor, per esempio, quindi cazzo me ne frega. Vabbè, affrontiamo con Scizor. Tornerò più tardi per la lezione di pianoforte del signorino. Ok, è tipo un figlio di papà il tipo. Giovanotto è forse compagno di scuola del signorino? Non saprei. Pino Pio si chiama. Rakpa, divisione folletto capeggiata del signor Ortiz. Attenzione, ci vuole affrontare il minchione, dai. Madonna, mettiti più distante, non lo so. Pino Pio allenatore. Ora che ci caccia? Morgrem, attenzione. E guarda, cioè, raga, ditemi voi se non è figo sto cazzo di Pokémon. È tipo uno dei Pokémon più fighi della storia. Però lo usa, vedi? Ogni tanto risponde ai comandi e secca tutti subito. Boom. Una bella botta nei denti. Bene, Pino Pio fuori dalle balle. Ah, l'ex preside era. Attenzione. Ah, il meccanico del Team Star, il più giovane. Ti posso assicurare che si è guadagnato la sua posizione. Ok. Questa parte, come sempre, ve la salterò tutta perché è una palla mostruosa. Boom, parte il gong. Tira nella coppa tutto. Fai il casino. E non mi ricordo già come si gioca sto coso. Raga, ma vi rendete conto che solo all'ultima ho capito come far affrontare i Pokémon? Cioè, come scegliere? Sono un genio. 29, ne manca solamente uno. 30, abbiamo finito. Ho quasi preso sonno. Mamma, che palle, finalmente ho
dovrò più farli. Non ce la faccio più. Vai, fate uscire il moccioso. Vediamo a che livello ha i tipi, i Pokémon. Potrebbe essere rognoso. Gli altri ce l'aveva al 56. Occhio. Eccolo qua, il faccia da culo. Mamma mia, proprio da prendere a schiaffi questo, eh. Quindi tu sei Daniele. Ora, essere onesto, sono un po' deluso. Mi aspettavo qualcuno un po' più imponente. Vaffanculo, ti spacco le braccia e te le faccio mangiare. Pagliaccio. Vai, guardalo. Tiratela meno, che sei una faccia da cazzo imbarazzante. Stupido ebete. Mamma mia, che schifo. Allora, ok, il primo matchup ci fa un po' di merda, onestamente, perché devo dire che Krasekalor per primo contro lui non è il massimo. Questo lo riconosco. E uno viene già seccato. Next. Vai, grande. Grandissimo. E per ultimo, Revavroom. Io mi sa che ho ottenuto però Scizor in campo. Sì, sono un pirla. Vabbè, il solito macchinone. Nebbiogenesi, attenzione. Sinceramente, me ne fotto con una bella Terra Crystal e ti sparo metal testata sul naso. Let's go! Ferro rullo? Porco zio, ho tolto un po'. Ah, già tolto la nebbia? Bene. Noi andiamo a segno e gli facciamo un danno non indifferente. Bene, ci stordisce pure. Già lui non ci ascolta, in più me lo stordisci. Se ti colpisco sono un fenomeno. Bene, almeno mi dà le spalle, va bene, accetto. Attenzione, fa ancora un po' di danno, d'accordo? Bene, grazie Scizor, apprezzo. Allora sai che ti dico, muori. Ti lascio al tuo destino. Grazie per il lavoro, uomo. Ti prego, bravo uomo. Godo, uomo. Manca solo il capo. Ah, godo, piangi, stupido. Ah, la storiella del bimbo stupido, va bene, sì, dai. Perché cosa ho sbagliato? Quella tua specie di automa non ne vuole sapere, eh? Si è stramato, forse meglio ricordarlo, ho passato tutta la notte a costruirla. Ah, l'ha costruita, giusto, lui è il meccanico. Vabbè, storia strappalacrime, storia strappapalle, pazienza. Oh, vedi di sentirti onorato, tu però evita di andare al rallenti perché mi metti angoscia. Attenzione, la stata di vittime di un'idea, si trova di tempo di usare il copio spirito, quindi con la scuola del suo giorno studio all'estero ci chiede di trovare una casa a Galar, la sua regione d'origine. Ah, dai, carino, carino, ha dato le dimissioni, è disoccupato, si droga, va bene. Ok, bene, storia strappapalla anche questo giro, carino, no, in realtà è carino, faccio il pirla per fare il pirla, però, dai, no, carino, bella, la storia è carina, ha un bel significato sicuramente, ora ovviamente, sì, io voglio farvi un gameplay divertente, insomma, bello spinto, attenzione, questo è importante però, eh. Eccoci qua, Daniele, mi è giunta voce, guarda, ti sono più impostato, bene, e ora, no, è capolinea, dunque... Ortiz, sì, dunque. Sono andati fino a disposizione. Ora che hanno sbagliato. Sono certo che prima o poi lasceranno il team. Non ci vorrà molto perché ricomincio a frequentare la scuola, vedrai. Ok. Questa voce è Garfield, con un'azione che attacca Cassiopeia. Grazie, non è compromesso in vero come se ne ti aspettano, d'accordo. Ok, altri punti. Così lotta lì. È lui quello che dà i rifornimenti? Ok. Siamo finalmente entrati nella fase finale dell'operazione Stardust. Ma non stiamo facendo da sbrigare. Sconfigge l'arcicapo di Radio per sempre, il Team Star. E l'arcicapo dov'è? Non preoccuparti, non ci sarà nemmeno sbaglio di cercare, perché in realtà l'arcicapo sono io. Occhio. Attenzione. Attenzione. Ho fondato io il Team Star e considero ogni suo membro un mio prezioso compagno. Si può persino dire che loro erano il mio tesoro. Ti aspetterò nel campo sportivo della scuola questa notte. Mi faresti un favore se venissi anche tu, Garof. Però non lo so, cioè se andiamo ancora avanti c'è qualcosa in più. Puzza di merda. Bene, tornate qui alla scuola. Andiamo verso il campo di allenamento incredibile, principale, se magari non ci smaltiamo sull'albero. E andiamo a far finta di stupirci, facendo finta di dire: oh mio Dio, sei davvero tu l'arcicapo? Oh mio Dio, ti giuro, mai avrei immaginato in vita mia. Ma wow. Oh, dai, che poi abbiamo solo le due capi palestra da affrontare. Daniele, preside? Io sono Garof, niente di meno e niente di più. Anzi, credo di aggiungermi a chiudere questa farsa. Ti prego, perché sto per rivelarti la mia vera identità. Dai, faccio, ok. Perfetto. Wow, minchia, sul serio. L'arcicapo del Team Star, meglio noto come Cassiopeia, sono sempre... Dai, vaffanculo. Ci sta perculando. Non è vero. Non è vero. No, non è vero. Mi prendi per... Questa storia è geniale. Non pensavo... Ma... E quella tipa la strana, chi cazzo è? Cassiopeia del Team Star è arrivato... Cioè, quindi... Ma il preside è un genio allora. Cioè, lui ha fatto apposta per far tornare tutti i ragazzi a scuola, inscenando tutta sta storia. Cioè, non lo so, è stato strano. Cioè, vi giuro, sono rimasto un po' strano. Non me lo aspettavo minimamente, sono serio. Bella, questa roba è bella. Questa roba, del gioco Pokémon mi ha stupito. Sono contento, sono soddisfatto. E uno, due, tre.
Buonanotte a te. Ah, boh, ma Snow, te pareva, no? Te pareva che dovevo avere il Pokémon Fuoco addormentato? Velaurora è una bella mossa, la usavo tanto in competitivo con Giga Milotic sul Pokémon Spada. Lanciafiamme, 4x, sottoneve, rompe le valle, ma neanche più di tanto, dai. Grande, Electros al 59. Poltiegeist, che tra l'altro adesso uscirà anche Polchageist, che è quel, il Pokémon là tutto strano col tè. Quello è molto molto carino, eh. Bella lore. Boh, è un altro capo. Andiamo di virata, così giusto per prassi. Quaquaval, ah, attenzione. Allora no, ti metto Electros. Quaquaval non l'avevo ancora visto, tra l'altro, che è lo starter d'acqua finale, vabbè, lo sapete. Vediamo un po', non l'ho mai visto in game. Carino, oddio, mamma, che balletto cringe, vecchio, mi dispiace. E secondo me lui ha anche finito le... vabbè, ormai l'abbiamo seccato. Secondo me lui ha anche finito le cose, le MT. Cioè, no, le MT, vabbè, le... Il numero di volte in cui poteva fare quella mossa di merda. Bene, Fiskozen, concludi tu tutta sta storia contro il Team Star. E noi andiamo di prepotenza a mandare capo questo... Buonanotte, Papero. Mamma mia, è stata impegnativa. Lui è stato impegnativa, eh. Mio giovane Daniele, devo dire che è maturato molto durante l'era sulla sua ricerca di tesori. Le devo delle scuse. Ho mentito quando le ho detto che ero Cassiopea. Tornando a casa... Ma mi prendi per il culo? Professoressa Tima, non poco di qui essere sorpreso. Sono corsa qui perché mi è stato segnato che qualcuno stava lottando a scuola. C'è un motivo molto serio dietro di tutto questo. Io non ci potevo... Lascio Cassiopea nelle sue mani. Che palle. Eccoci. Eccoci. Dai, palese, ecco. Era scontato, dai. Però sono curioso in realtà, eh. Grazie di essere venuto. Dai, giuro non ti avevo già riconosciuta, tranquilla, figurati. Noi facciamo finta di essere sconvolti. Top attori. Sorpreso, eh. Ecco, ti svela la verità dell'arcicapo, nonché di Cassiopea. Gli è venuto dopo preso io a sbagliare le regole davanti alla scuola. Le mie capacità a far sbucare... Ah, quelli che abbiamo sconfitto inizio gioco. Quindi non esisteva già il coso, tutta sta rogna. Se mi sconfigge il Team Star avrà chiuso definitivamente. Ma se sono una parte di me, quello che il Team Star continua a esistere. Quindi non... Va bene, ok, sì, sono pronto. Ti ringrazio, figurati. Eccolo qua, il bro. Ecco. Attenzione, tu riprendere ciò che sta per succedere. Userò poi i video per comunicare a tutti in meno il team e l'esito della lotta. Usti, ok. Ok, figo. Diretta. Vai. Streaming. Nel caso di presentare i suoi veri, sono l'arcicapo del Team Star Cassiopea. Dai. Penny, vabbè, lo sappiamo. Mamma mia, va bene, dai. Umbreon avrà tutta la flotta di Eevee, immagino. Allora, ci va male perché lui è buio, noi siamo spettro. Ma questa canzone techno in sottofondo, hardcore. Vabbè, vado di lanciafiamme. Ecco, bene, prendiamo già in quel posto. Sì. Allora, mettiamo Scizor, che magari con un po' di coleottero. Questo qui lo mandiamo a nanna. Minchia quanto leva però. No, bastardo. Vabbè, tanto lui è stupido. Dobbiamo fare le palestre qua, perché sennò il tipo non ci ascolta. Ma guarda che stronzo. Guarda che muori, eh. Oh, bravo, seccalo. Che cazzo, che palle. Attacco rapido 2023. Vabbè, questo non ci preoccupa perché tanto noi switchiamo, quindi poi togliamo questo Minus. Bastardo. Boh, butta Electros. Boh, Umbreon è fuori. Finalmente. Allora, Flareon, mandiamo Kruku. Dai, qua siamo attrezzati per tutti, eh. Allora, Occhioni Teneri rompe tanto le balle, ragazzi. Però, boh, con Terremoto penso lo secchiamo. Deo grazie, direi. Però tu vai a nanna, vero? Bravo. Lanciafiamme prepotente. Non lo seccheremo mai su un colpo, invece sì. Grazie. Jolteon di nuovo dentro Crocodile. Bono, stai a vedere che come ultimo Pokémon ha davvero Eevee? Sarebbe curioso. Sylveon, vabbè, sì, mancava effettivamente lui. Però cambiamo perché sennò ci secca. Oh, che ne so, butta Fiskozen e via. Non è sotto Rain, però dovrebbe fare un bel danno. È finita, ragazzi. Quanto mi dispiace, non hai idea, ti giuro. Ah, ora di chiudere questa storia, fare la riunione finale, chiudere una presa di soldi del Team Star? Sì, penserò di sistemare tutto. Ho capito, che vuoi dire? Ho creato il Team Star e sempre vi ho coinvolti. Questo sono io, prendendo responsabile per la di tutto. Ringraziare, Carena, state così gentili come me, non essendoci mai incontrati di persona, sul serio? Addio e grazie di tutto. Bella sta finale qua. Beh, intelligente, geniale, in realtà è una cosa molto, cioè, ben strutturata secondo me. Chi è che si deve rivelare? No. Aspetta, in che senso? Cioè, ho organizzato tutto il preside, tipo. Ok. Carini, dai, carini. Vi prego che mi più sentite scuse. Va bene. Si conclude così. Pacifista.
L'ordine di scioglimento ti sta dando anche l'invito di suoi membri a lasciare la scuola. Sono revocati con effetto immediato. Vabbè, immaginavo. Sì, però, ragazzi, io voglio tipo i cattivi stile Team Plasma, stile, boh, N, quella gente lì. No, N non era proprio cattivo, per carità, però. È responsabile di una lunga serie di malefatte, quindi... Continui senza ingiustificare altre... LOL. Vabbè, attività di volontariato ci sta. Ah, ok, fico. Quindi le basi del Team Star rimangono in mappa e saranno centri di allenamento praticamente. Fico, bello. In presidenza pure, che palle. Vediamo che ha da dire il tipo. Guarda che adesso viene iniziale l'aiuto, prego, figurati, bla bla bla. Toc, questa era sicuro la campionessa. Palese, scontato. No, Penny? Ok. Per il caso siamo di giro, ora ci siamo gli altri, splendido. Che ha fatto? Che hai fatto? Sono stati gentilmente illegalmente a grande sistema di gestione di... Vabbè, ma sti cazzi. LOL. Vabbè, ci dice di andare subito fuori dalle balle. Vabbè, meglio in realtà. Signori, ci rimangono dunque, mi sono inceppato, le ultime due palestre, il cammino dei campioni, entrambe sulla neve. Di conseguenza, usciamo da qua. No, niente, roto. Daniele, che cazzo vuoi? Puttana galera che rompi coglioni. Dai, che cazzo vuoi? Fai così brutto che fa il giro e diventa bello. Mi è piaciuta questa. Meno male. Ingegnere della Lega Pokémon. Ok, bello. Che ci dà? Master Ball, tipo? No, Dragobolide. Boia cane. Sono invitato a fare sdebitarmi, dimmi cosa posso fare. Mi specializzo in macchinare, hacking, cose così. Ok, va bene. Ciao, astra la vista. E vaffanculo. Signori, il viale della polvere di stelle completato. Bella, me l'aspettavo il completato così, beh, mi è piaciuto. Signori, grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, forse un po' più lunghetto degli altri, ma purtroppo andava così, perché c'era un bel po' di roba da fare. Spero sia venuto un po' più corto comunque, e nulla, ci vediamo in un prossimo video, statemi bene, ormai siamo in dirittura di arrivo per questa serie, manca poco, prometto che la finisco entro breve, anche perché il gioco voglio finirlo e ci sono i DLC a settembre. Signori, grazie ancora, ci vediamo in un prossimo video.